Una presenza ormai che è tradizione qui alla Fiera dell'Agricoltura di Lanciano, la New Energy, con Daniele Braccia. Quali le proposte? Quest'anno in particolare con l'avvento dei fonti del PNRR stiamo assistendo sul territorio, non solo abruzzese ma addirittura nazionale, dei fondi importanti per la transizione energetica 5.0, soprattutto per le aziende agricole, dove ogni imprenditore agricolo può sfruttare queste grandi risorse, ingenti risorse che oggi ci sono, per affrontare la digitalizzazione, la transizione ecologica, producendo energia pulita e affacciandosi oggi anche verso nuove soluzioni tecnologiche innovative come mezzi agricoli elettrici, produrre energia pulita, sfruttare i propri tetti, le proprie falde dei propri capannoni per produrre energia sia per l'autoconsumo sia per la vendita, energia green. Oltre a questo ci sono dei nuovi incentivi per valorizzare al meglio i terreni agricoli, dove è possibile continuare la produzione agricola sottostante e nella parte superiore rialzando un impianto fotovoltaico producendo energia pulita. Quindi sfruttare al meglio le risorse che ci sono, soprattutto in questo momento in cui le opportunità ci sono, ma c'è anche una grande carenza da parte delle aziende agricole, ci sono anche grandi proteste e quindi c'è bisogno di dare una mano alle aziende agricole. Noi ci siamo e siamo qui da quasi 20 anni. Possiamo supportare da una mano per la transizione, come dicevo prima, 5.0 per le aziende agricole. Noi siamo operativi nel centro-sud Italia, la nostra sede operativa, il nostro quartier generale, l'uscita 14 Lanciano, località Treglio, e possiamo offrire questi servizi di consulenza su tutto il territorio del centro Italia. Matteo Di Biase, dunque la vicinanza al settore agricolo, ma resta anche la vostra vicinanza ed attenzione per i privati in genere. Assolutamente sì, ormai sono da quasi 20 anni che siamo qui alla Fiera dell'Agricoltura. Oltre a abbracciare il discorso delle aziende agricole, abbiamo anche la parte delle persone a uso privato, quindi per un'abitazione che possa essere una casa singola piuttosto che una villa, ma oggi la cosa molto importante è che lo Stato, cioè il GSE, ha deciso di dare dei fondi per chi ha un ISEE sotto i 15.000 euro, quindi con la possibilità di realizzare un impianto fotovoltaico completamente finanziato dal GSE, che è il gestore dei servizi energetici, e noi di cosa ci occupiamo? Ci occupiamo dalla parte della consulenza alla parte della realizzazione, quindi consulenza richiesta per quanto riguarda il fondo e anche la parte realizzativa dei lavori. Ed è aperto ovviamente a tutte le persone che hanno, come già dicevo prima, un ISEE sotto i 15.000 euro.